Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Farmer Dynasty. Ok amici, allora, vediamo un attimo, sono le 6:04 del mattino, abbiamo 9.350 euro da spendere adeguatamente, 58.000 punti social, 10 uvetti, ok. Allora, iniziamo la nostra giornata, qui ci dà sole, invece continua a piovere, ok, speriamo che poi migliori perché la pioggia sinceramente è un po' deludente. Deprimente. Ok, allora andiamo a raccattare le nostre ovette. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Oh, sono ancora qui che stanno fabbricando l'uovo. Raccogli uova. Raccogli. Raccogli. Andiamo di qua. Raccogli. Raccogli. Ok. Raccogli e raccogli, ok, adesso andiamo a vedere quante uova abbiamo. 10 uova rimanenti dal giorno precedente che non siamo andati a vendere. Ok, allora io direi questi soldini qua che abbiamo immagazzinato, ragazzi, visto che abbiamo trebbiato tutti e due i terreni, ci occorrerebbe un'imballatrice, ok, per fare le balle di fieno, come potete vedere. E forse sì, esce il sole, ragazzi, esce il sole, ma che bello. Ok, un'imballatrice e un carretto apposta per le balle di fieno. Va bene. Allora, nel frattempo, vediamo un po' la mappa. Possiamo andare a vedere le nostre serre. Vediamo un po' a che punto sono i pomodorazzi. Ok, non sono ancora pronti, però stanno crescendo, direi, adeguatamente. Ok, quindi anche questi possiamo andare a prendere qualche seme in più da piantare. Ok, allora, direi, mappa. Dunque, di vedere un po' se c'è qualcuno che ci dà questa imballatrice qua. Ok, ragazzi, allora, guardato, c'è questo qui, Becky, che ci potrebbe dare un vecchio carro da fieno. Qua abbiamo uno spandiletame e qua abbiamo fertilizzatore. Ok, allora, invece qui abbiamo quello che ci potrebbe servire, che sembra proprio una vecchia pressa per il fieno. Va bene. Quindi quello lì può essere una cosa interessante. Successivamente, strada facendo, potremmo andare a comprare le mucche. Ok, direi di passare prima al negozio qua. Compriamo le mucche, qualche semino e quant'altro. E passiamo di qua a vedere un po' Kelvin cos'è che ha bisogno. Quindi raccattiamo il nostro pick-up e partiamo a bombazza per questa nuova giornata. Ok, arrivati a Bombazza. Parcheggiamo qua. E andiamo a spendere i nostri big money. Allora, andiamo un attimino. Enter. Allora, successivamente poi prenderemo anche i semi per i nostri terreni. Però per adesso mi sembra inutile perché dobbiamo ancora fare alcuni mestierini. Allora, mucche, 500 euro l'una. Vediamo quante ce ne danno. 9, ok. Fieno e fertilizzante. Quindi, fieno, ne prenderei proprio pochino, ragazzi, perché in qualsiasi caso andiamo a fare le nostre pallette, quindi le mucche potrebbero avere benissimo il cibo. Fertilizzante invece ci può servire per andare a fertilizzare il terreno prima di andarlo a seminare. Ok, poi direi qualche pomodorino. Mica 340 euro di pomodori, mi sembra un po' eccessivo. Ok. E qualche altra zucchina. Ok, bene. Un po' di cibo per le gallinelle, che forse è quello che costa di meno. Ok, va bene. Acquistiamo 6.375 eurini. Ok, allora proseguiamo mappa, ragazzi. Andiamo a vedere qua dal nostro amico Kirby. Ok, che potrebbe avere la pressa per il fieno. Quindi andiamo a vedere cos'è che consiste il lavoretto che ci vuole affidare. Eccolo qua. Hello, need anything? Well, yes. Is that baler available? I could use something like that. Now, what the hell? I'm leaving this place anyway. Selling, you know. Moving back to the sea. Guess this life's not for a sailor. So, how much money do you have? Well,
Not much, at least not for such old equipment. But I do work. If you say so, I guess if you restore these barns, I'll get more money selling the farm. So, I'm good anyway. What do you think? Okay. You've got yourself a deal. Va bene, riceviamo 50 punti special e iniziamo la ristrutturazione. Non ha proprio la faccia del marinaio, però in qualsiasi caso se lo dice lui per noi va bene. Ok, iniziamo la ristrutturazione, ragazzi. Ok, torniamo da Kelvin, ristrutturazione effettuata egregiamente, ragazzi, come sempre, siamo i migliori nelle ristrutturazioni, ok. Bella Kelvin. All done. All right, as agreed, you may take the baler. Thanks, see you around. Not for long, mate, not for long. I can already feel the breeze. Yo, bella Kelvin. Ok, allora, dunque, dobbiamo andare a prendere il nostro trattorino e venire qua a prendere l'imballatrice. Ok, quindi ragazzi, mi sparo il viaggetto e ci vediamo direttamente poi in fattoria. Ok. Ok, ragazzi, siamo arrivati con la nostra bella impaccatrice. Ok, allora direi di iniziare subito a fare queste balle di fieno. E quindi azioniamo il nostro veicolo e andiamo a Bombazza, ragazzi, così anche questo è fatto. Ok, vediamo un po' come funziona. Vediamo di andare dritti innanzitutto. Ok, ballina, ok, fatta. Ok, allora mi sparo tutto il campo. Ok, successivamente mi sa, ragazzi, che ci occorrerà un carretto per il fieno per le nostre balline. Ok, ok ragazzi, come avete potuto vedere abbiamo terminato. Allora, andiamo a mettere via questo macchinario che per un bel po' non ci serve più. Direi di andarlo a piazzare fuori dagli zebedei. Ecco, magari senza incastrarci. Ok. Oh, ok, anche qua. Va benissimo, ok. Staccato, perfetto. Allora, intanto che siamo qui, andiamo a finire di seminare i nuovi semi che abbiamo comprato. Dai, fare ancora un po' di pomodorini. Pomodorini, esatto. Ok. Perfetto. Ok, e zucchine. Poi vediamo un po' quali ci rendono di più e di conseguenza poi andremo a piantare magari solo quelle. Ok, presuppongo che i pomodori siano i più veloci, visto che sono i primi che ci ha fornito il giochino. Allora, fatto questo, fatto tutto. Allora, vediamo un po' la mappa. Adesso ci serve un carretto per il fieno. Allora, il carretto per il fieno l'avevo visto qua. Carro da fieno, esatto. Quindi di conseguenza prendo il nostro autoveicolo e vado direttamente da Becky. Ok ragazzi, eccoci arrivati da Buck. Andiamo dentro a Bombazza. Speriamo di non cattarla sotto. Eccolo qui il carro da fieno. Ok, vediamo cosa ci pice. Speriamo che non abbia bisogno di arare il terreno o cazzi stramazzi. Però vedo già qua delle serre da sistemare.
Sperem, sperem. Hello, do you need anything? Don't mean to be rude, but I have my hands busy. The worker's no good at all, and there's so many things to be done. Well, perhaps I can help. I'm looking for work. And you don't work for nothing, do you? Sorry, can't afford new workers. So what about this old hay trailer? I could use it as a payment. Huh, if you say so. But it don't come too cheap. I need this barn and greenhouses fixed. What do you say? Allora, fienile e serre, ok. That's quite a lot of work, but I'll do it. Va bene, allora iniziamo subito a bombazza, ragazzi, con le serre e via andare. Ok, ragazzi, serra fatta, proseguiamo a bombazza. Allora, andiamo col fienile. Ok. Se non erro, abbiamo fatto tutto, perché anche la serra l'abbiamo già fatta. Ok, vediamo un attimino, mi sembra proprio di sì. Il finire fatto e serra fatta. Se non erro. Ok, andiamo giù. Tac. Tiriamo via le nostre impalcature. Ok. Tornata back, infatti, perché abbiamo terminato tutto. Ok. It was a lot of work, but I just finished. All done. Great, thank you. You may take the trailer. And here's something extra for me. Thanks, I'll see you around. Ok, grazie Becky. Becky sembra gradirti molto. Va bene, grazie mille Becky. Grazie, grazie. Ok, complimenti, hai guadagnato cosa del fieno, ottimo lavoro. Va bene. Allora, adesso ragazzi, io tornerò a casa con il nostro furgoncino, anzi se no io faccio così. Lascio qua il furgoncino e mi sparo un bel viaggetto rapido, no? In modo tale che così vado a raccattare direttamente il nostro trattore, no? E poi vado a raccattare il cucarretto, ok? Ok ragazzi, sono tornato con il nostro trattorino. Allora, attacchiamo un carretto. Ok, e ci vediamo in the house, nella nostra casa. Ok, arrivati nella nostra casa. Allora ragazzi, andiamo a raccattare tutte queste belle balle di fieno. Quindi fermiamoci qua. E una. Anzi, inizierei quasi quasi, ragazzi, dal punto più esterno. Così. Quelle in fondo sono già fatte. Allora, ormai sta c'è il tramonto, ragazzi, ormai, perché è tutto il giorno che stiamo lavorando e stiamo sgobbando. Ok, quindi finiamo questo campo qua da raccattare le balle di fieno. Ok, vieni qua. Meno male che le dispone lui automaticamente. Ok. Ok. Ok ragazzi, primo carretto riempito, adesso lo andiamo a svuotare, vi faccio vedere che lo andiamo a svuotare direttamente qua dove ci sono le mucche che abbiamo comprato, in modo tale che andiamo a incrementare il loro cibo. Adesso vi faccio vedere ragazzi, noi entriamo qua,
un attimo che apro le porte. Ok. E apriamo anche la questa, le basse, facciamo vedere anche le mucche. Ok. Ah, che belle, ragazzi. Ok, quindi domani mattina, oltre a raccattare le uova, abbiamo anche da mungere le mucche. Andiamo dentro. Dobbiamo raccattare, dobbiamo cattare sotto qualche mucca. Allora, scendiamo, ragazzi. E dunque, qua dovrebbe darmi anche, cliccando sempre con il tasto destro, eccolo lì. Mucche di proprietà 9, fino conservato 1376 kg, 13%. Ok, adesso noi andando a buttare per terra queste balle, ok, va a incrementare, come potete vedere, il mangime per le nostre mucche. Meno male che è una cosa molto veloce, in modo tale che così finiamo la svelta. Ok, io presuppongo che riusciamo a riempirlo tutto al 100% e il resto lo andremo a vendere successivamente. Ok. Qua ci dà 200 kg per ogni balla. Mi sembra un po' eccessiva la cosa, anche perché noi le stiamo sollevando a mano, quindi comunque allora vediamo un po' quanto siamo arrivati. 51%, 5176 kg. Ok, andiamo avanti a vedo una minchiazza. Ok, andiamo avanti a raccattare le nostre balle di fieno. Ok, ragazzi, le abbiamo raccattate tutte. Ok, ho fatto un altro giro per sicurezza. Le vado a sbattere qua dentro adeguatamente. Adesso vediamo un po'. Dunque, vediamo un attimino se ci dice quanto ne abbiamo fatto. Ancora no. Ok. Ok. Allora. Vediamo, siamo all'89%, 8976 kg. Ogni 5 balle sono 1000 kg. Quindi con questo siamo arrivati al totale del 100%. Vediamo un po', il 99%, 9976 kg. Ok, quindi di altre balle non ne abbiamo più in giro. Le mucche hanno da mangiare ad oltranza, intanto stanno facendo un po' di cacca, in modo tale che ci serve più avanti l'etame. Immagazzinato 1000 kg, 10%. Ok, vediamo che facciano tanta cacca, in modo tale che andiamo a fertilizzare adeguatamente. Chiudiamo il todos e direi, ragazzi, che per oggi possiamo proprio andare a dormire. Chiudiamo tutto prima che vengano i ladri. Ok, amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Ringrazio per avermi iscritto. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da ChrisGamer78.